Dai protagonisti del campo ai protagonisti all'interno della società. Abbiamo qui con noi il direttore generale Marco Montanari, il direttore sportivo Moreno Vocchi. Marco, partiamo da te. La felicità, la contentezza di tornare a parlare sul campo, con il campo. Prima seduta di allenamento individuale nel rispetto delle normative anticontagio, anti-Covid, però, come detto, la felicità di tornare a vedere i ragazzi correre nei parchi e nel parco e nel campo del Centro Tecnico Bachilega. Buongiorno a tutti, sì, hai ragione Mattia, finalmente cominciamo, sveglia all'alba stamattina, sierologico per tutti, staff e giocatori, e arrivo al Bachilega e primo allenamento. Questa settimana faremo probabilmente tutta la settimana di individuali in attesa appunto di sapere come cambierà il protocollo, se cambierà, quindi in attesa di novità in questo senso, cerchiamo insomma, di rimettere in moto i ragazzi e di rispettare le regole per quelli che sono in questo momento i protocolli per individuali. Ecco Marco, sarà un altro campionato contrassegnato, almeno in questa fase di avvio, dal Covid-19, dalle normative e i protocolli di cui abbiamo parlato, e non cambiano però quelle che sono le aspettative della società salvaguardare questa categoria. Assolutamente, l'anno scorso è stato secondo me un anno di enorme crescita e insegnamento. Ne abbiamo passate di tutti i colori, come dice il Presidente, e sono sicuro che ci porterà tanta esperienza quest'annata che è costellata anche alla fine da questi playout, prima dal Covid, poi dal cambio di tre allenatori, da tante cose, insomma, da tanti eventi che ci porteranno un'esperienza che porteremo sul campo sicuramente quei giocatori, ma anche a livello dirigenziale ci porterà qualcosa in più. Siamo ripartiti, Marco, da Mister Cevoli. Dopo l'impresa targata playout, finalmente una partenza contrassegnata dal Mister che avrà modo di poter pianificare al meglio la stagione. Assolutamente sì, tra l'altro appena finiti i playout il direttore e l'allenatore si sono messi a lavorare subito, condividendo quelle che sono le strategie di mercato, che dopo il direttore che qui al mio fianco vi illustrerà, e una persona per bene, intelligente, il mister, che ci ha dato una grande mano e sono convinto che ci porterà a quello che è il nostro obiettivo. Costante la crescita di questa società, con un occhio, insomma, di riguardo come sempre ai giovani, al settore giovanile, che è il fiore all'occhiello, è un patrimonio autentico di questo gruppo. Assolutamente sì, quest'anno per necessità, ma io poi non lo vedo come un ridimensionamento, io venendo poi da un settore giovanile penso che sia proprio il bello del mestiere che facciamo, quello di fare crescere e esordire dei giovani. Quest'anno dal settore giovanile di Molise è stato proprio promosso in pianta stabile Alboni, al quale abbiamo fatto il suo primo contratto, e speriamo che sia il primo di una lunga serie. Grazie a Marco Montanari, direttore generale dell'Imolese. I riflettori Moreno in questo periodo sono tradizionalmente puntati sui direttori sportivi. A loro sono affidate le chiavi del mercato o i desideri della società. Che mercato è quello dell'Imolese fino a questo momento? Sono arrivati dei volti nuovi, li abbiamo visti oggi per la prima volta qui sui campi del Bachilega. Un giudizio e insomma, raccontaci un pochino la fotografia del mercato attuale dell'Imolese. Sì, ciao a tutti innanzitutto. È un mercato che è partito per noi da quando pensavamo già di dover smettere il campionato scorso, perché i primi contatti, per esempio, con la gente di Torrasi, con il Milan, con la gente di Siano, con la Juve, erano stati presi addirittura prima dei playout, perché in quel momento c'era la possibilità che non si dovesse tornare a giocare, quindi già da quel momento erano state intavolate le prime trattative. È un mercato strano perché se pensiamo che ancora non è partito il calcio mercato vero e proprio, inizierà il 1° di settembre e durerà fino al 5 di ottobre. Il fatto che manchino ancora delle pedine è certo per noi, perché mancano circa almeno 4-5 pedine importanti per quello che può essere la rosa definitiva dell'Imolese.
ci sarà qualche ragazzo che oggi è presente con noi che molto probabilmente non lo sarà durante l'anno, quindi che possa essere, che può essere in uscita. Il fatto, come dice Marco, di aver aggregato anche oggi al primo giorno 5 ragazzi che provengono, 6 con Alboni, che sarà fisso, che provengono dal settore giovanile, penso che sia una vittoria, ma che debba essere considerata solo come l'inizio di quel percorso che è, oggi è nella testa della proprietà e da domani deve essere nella testa di tutti noi. Abbiamo conosciuto poco fa Emanuele Torrasi, un giocatore dal curriculum importante perché è legato, come detto, al Milan. Giovani che hanno la possibilità in questa categoria di probabilmente costruirsi il loro futuro. Ma sì, sono tutti ragazzi quelli che abbiamo cercato, stiamo cercando di prendere, che considerano il Molese come il punto di inizio di quella che deve essere la loro carriera, cioè il fatto che a Imola debbano trovare un trampolino di lancio che non possa essere considerato come un punto di arrivo, è quello che cerchiamo in ognuno di loro. Da Mele, che è uno dei più giovani, Angeli, che probabilmente è il più giovane, 2002, sono tutti ragazzi che hanno fame, abbiamo riscontrato in loro la fame, la voglia di arrivare, e questo passa dal lavoro quotidiano che deve essere quello di un miglioramento costante. Sono arrivate delle domande, Moreno, e soprattutto i nostri amici che ci seguono da casa ci chiedono quanto questa pandemia, no? Il flusso del Covid-19, influisce anche nella sostanza del mercato, come l'ha plasmato, come l'ha modificato, anche per gli operatori del settore. No, certo, lo ha modificato nei tempi, come dicevamo, perché ci sono delle società che sono ferme e sapevano di non dover tornare a giocare ormai da marzo, dei primi marzo, quindi hanno potuto davvero pianificare la loro stagione in 4-5 mesi. Noi abbiamo dovuto smettere a un certo punto di pensare al mercato e tornare a ripensare a quella che era la stagione, a quelle che erano le due partite più importanti della stagione, il fatto di salvare la categoria. Il fatto che ci siano ancora squadre in bilico tra la Serie C e il dilettantismo la dice lunga su quelle che possono essere le difficoltà del mercato di questo momento. Ultima domanda, Moreno, il rapporto con Mister Cevoli, insomma, chiaramente la sinergia direttore sportivo, allenatore, presidente, è quella che va poi a comporre la fisionomia della squadra. Il tuo rapporto con Roberto Cevoli? Ma il mio rapporto con Roberto Cevoli è semplicissimo, è una persona molto intelligente, come diceva Marco, è una persona... Mi piace molto come si rapporta con noi, con la proprietà, con i giocatori, quindi secondo me potremmo davvero aver trovato come Molese la persona giusta al momento giusto. E quando parlo del mio rapporto non parlo solo in termini personali, perché io vivo quotidianamente con il direttore generale, con la segretaria, con la proprietà, quindi per come si sta rapportando verso di noi il mister e il suo staff, diciamo che siamo partiti molto bene. Bene, e con questa nota lieta ringraziamo Marco Montanari, direttore generale dell'Imolese, Moreno Zocchi, direttore sportivo dell'Imolese Calcio 1919, diamo appuntamento a tutti voi alla prossima diretta Rossoblu. Ciao a tutti e forza Imolese!